Carissimi utenti, è iniziato il secondo tempo. Cascone sulla sfera, poi il Napoli Campania produce il gioco con Formisano, si lancia in verticale un pallone fermato dagli azzurri, ancora in azione il Club Napoli, in avanti, pallone al numero 14, si tratta appunto di Damora, il cross in area di rigore, tiro finale, vicino al gol il Club Napoli. Il Club Napoli con il giocatore Longobardi va vicino al gol. Pallone a centrocampo, gli azzurri avanzano. Il Club Napoli in azione, produce gioco. L'apertura in area di rigore. Il cross deviato, ribattuto. Allargamento del gioco sul laterale destro. La palla viene fermata. Di nuovo il numero 7, Cozzolino. Di nuovo il rosso-blu in azione di gioco. Passaggio arretrato del numero 14, Damora. Sfera fuori. Rimessa laterale. Di nuovo il Napoli Campania in azione col numero 9, Colantuno. Colantuno cerca il cross in area di rigore, sarà che però viene fermata. Ed ecco Cascone, lancio in profondità, il cross in area di rigore. Palla bloccata dal numero 1, Vituperio. Sfera oltre il centrocampo. Il cross ribattuto. Il numero 6 di Donna. Di noi il Napoli Campania in azione. Cascone. Il lancio in verticale. Palla bloccata dal numero 1, Vituperio. Palla fuori. Fallo. Punizione. Napoli Campania in azione. Il cross in area di rigore ribattuto. Palla respinta al portiere Di Lorenzo che blocca. Di nuovo in azione il numero 17, Formisano. Pallone al numero 5, Romagna. Ancora i rosso-blu che avanzano.
tanto rimessa laterale. Per gli azzurri. Sfera al numero 7, Cozzolino. L'apertura termina fuori. Nulla di fatto, risultato che resta invariato. 1-0 a favore del Club Napoli di Castellammare di Stabia. Il destro. Gli azzurri in avanti, pallone al numero 6. Vai Danilo! Di Donna cerca la triangolazione. De Marco. La finta fermata dai rossoblù. Punto Cascone. Grande dribbling da parte di Longoballi, del numero 3 Romito. Rimessa laterale, il lancio. Di nuovo i rossoblù in azione. Romito, Romito. Grande tiro di Romito, grande azione di gioco e l'iniziativa è davvero originale, originale di Romito. Davvero il suo dribbling, prestazione tecnica eccellente del numero 3 Romito, nonché il tiro. Fondo area. Il sinistro. Deviazione. Pallone in area di rigore. Vicino al gol, vicino al gol. Il Club Napoli di Castellammare di Stabia col suo numero 3 Romito, che davvero sta disputando in questa seconda partita una grande gara, dando fallo, punizione. L'arbitro fischia la punizione. Napoli-Campania in azione. Batte il numero 17 Formisano. Il lancio, pallone ribattuto. Il rossoblù scatta il contropiede. Il Club Napoli in azione. Il cross. Sfera che però viene deviata. Rimessa laterale. Cascone. Il sinistro. Fermato. Di noi azzurri che promuovono il gioco in profondità. Sfera che viene deviata. C'è una sostituzione. Pallone alto sulla traversa. Il Napoli Campania va vicino al gol, ma il portiere
Di Lorenzo, che ha rappresentato in questo campionato la massima garanzia in porta, lo sta facendo anche oggi. Eccolo nelle immagini, Di Lorenzo. Accompagnami già! Mingiani, bravo a deviare palla fuori. Rimessa laterale azzurra. Mister, fatti sentire un poco, mister. C'è una scena la voce, ecco. Se ne incarica il numero 6 di Donna sul pallone. Il lancio. Il tacco. Corner secondo l'arbitro. Ma chi sei tutto scemo? È entrato anche il numero 13 Romito. Azzurri in azione, dalla bandierina il Napoli Campania, il destro. Pallone che attraversa tutta l'area di rigore. Il tiro finale termina alto sulla traversa, l'iniziativa comunque è stata insidiosa, fondo area. Il lancio di Di Lorenzo. I rossoblù avanzano con Cascone. La triangolazione con Romito. Poi perdono palla i giocatori del Club Napoli. Vinciani contrasta l'iniziativa azzurra. Ottimo. Ecco che di nuovo in azione il Napoli Campania. Ricordiamo che appunto il Club Napoli è stato fondato oltre 20 anni fa, quindi davvero ha una storia alle spalle, dove ha sempre rivalutato il calcio giovanile. Intanto il Napoli Campania avanza. Bravo il lavoro di Longobardi. Intanto il lancio di Lorenzo, pallone a centrocampo, i rossoblù avanzano. Il sinistro. Pallone per Romito, Romito, Romito in area di rigore, Romito potrebbe raddoppiare il risultato. Il sinistro. Viene subito intercettato e poi corre Somma. Fermato. Somma. Dai, dai, dai! L'apertura fermata da Di Lorenzo. Fallo, punizione. Il cross in area di rigore di Noto, pallone ribattuto, sarà il numero 3 Romito. Romito ci prova, l'apertura in area di rigore. 2-0, 2-0, grande gol, raddoppio, raddoppio di Barbato, goleador in questa partita. 2-0 e ci sono gli applausi qui da parte dei tifosi del Club Napoli. Eccoli nelle immagini. 2-0 il risultato, un risultato che mette a sicuro le probabilità di vincita da parte del Club Napoli di Castellammare, che ha in mano praticamente il dominio della gara, soprattutto ecco la caratteristica
di questa squadra è quella di non subire all'interno della stessa degli svarioni comportamentali, ma di essere molto stabile, una squadra molto stabile e quindi di conseguenza molto determinata per quanto concerne il comportamento calcistico. Quindi non si fa trascinare fortemente dalle emozioni, lo abbiamo visto anche nel primo gol. Attenzione, il cross in area di rigore, pallone ribattuto, ancora il club Napoli che avanza, Napoli Campania che emerge nell'iniziativa di Donna. Pallone al numero 16, Fedeli, il lancio in area di rigore, fermato da Di Lorenzo. Il destro. Dai, dai, dai. Di nuovo il rosso blu in azione. Romito. Il tegel. Sant'Arpia cerca la triangolazione. Ci riesce. Pallone in area di rigore. La triangolazione col numero 9. Barbato. Davvero grandissimo giocatore. Ecco le immagini. Giocatore di punta per il club Napoli di Castellammare di Stabia. Barbato, un giocatore che davvero può emergere nel calcio italiano. Ecco l'immagine, ancora lui, Barbato, però in questo caso Cantore gli ruba palla. Dai lui! Napoli Campania in azione, fermato. Ed ecco Barbato, di nuovo Barbato. L'apertura, fallo, punizione, atterrato il numero 3, Romito. Simone, ce la fa! Ed ecco il numero 2, insomma, delle immagini, club Napoli di nuovo in azione. Pallone ai limiti, Barbato, ancora lui. Pallone per il numero 11, Sant'Arpia, pallone in area di rigore per Barbato. Di nuovo i rosso-blu che avanzano, pallone per Barbato, Barbato ci prova! Ancora Barbato, protagonista assoluto in questa iniziativa, anche se c'è stata una triangolazione pregressa che ha determinato giustamente la coagulazione della sfera in area di rigore. Fondo d'area. Di nuovo il rosso-blu in azione, si rilancia in avanti, il numero 3 Romito, grande dribbling di Romito, per l'arbitro è fallo, punizione. Punizione, batte il numero 11, scusatemi, Sant'Arpia, il numero 11 dell'altra squadra è Nocerino, quindi Sant'Arpia batte la punizione per il club Napoli. Il destro, traversa vicino al gol, bravissimo il numero 12 Sant'Arpia, davvero una punizione diabolica che ha impegnato al massimo il portiere vituperio. Rimessa laterale rosso-blu. Il lancio. Luigi! Tiro finale in profondità. Sfera che termina al numero 3 Romito. Per l'arbitro è la palla uscita fuori dal rettangolo di gioco. Azzurri in azione. Lancio in verticale. Bravo, bravo, bravo Cascone. Bravissimo. C'è un contrasto sul pallone. Vai Francesco!
Pallone in area di rigore, bloccato dal numero 1 Di Lorenzo. Applausi per lui che davvero sta rappresentando il massimo della... Di nuovo in azione, rappresenta il massimo della squadra sulla linea difensiva. Di nuovo gli azzurri in azione del Napoli Campania. Rosso-blu che recuperano. La triangolazione bellissima con Di Nola, il lancio in profondità per Romito. Barbato. Barbato. Romito. Oh. 2-0 il risultato a fuori del Club Napoli. Palla fermata. Di nuovo in azione. Di nuovo il rosso-blu in azione. Ed ecco il numero 2, Somma. Pallone in verticale, sera che termina fuori. Di nuovo la rimessa laterale a fuori della squadra Napoli Campania. Pallone per Barbato. Barbato in azione. Di nuovo la squadra rosso-blu del Club Napoli in avanti. Il lancio, pallone fermato dal numero 11, Nocerino. Nocerino in azione, Nocerino in azione di gioco. Palla in verticale, sfera che viene fermata dal portiere. Di Lorenzo, Di Lorenzo di nuovo in azione, rosso-blu in avanti, proseguono. Fallo secondo l'arbitro, punizione. Club Napoli, un club fondato da oltre 40 anni, davvero una storia alle spalle, fondato nel 1976, davvero un club che ha sempre rivalutato le risorse giovanili, un club che davvero ha dato di tutto e di più per Castellammare. Punizione. Battono il rosso-blu, il tiro cross finale, attenzione, un tiro abbastanza congruo. Nelle immagini appunto Barbato, autore di una doppietta oggi qui allo stadio di San Giorgio a Cremano. Fondo area. Di nuovo il capitano Cascone, Romito, Barbato. Di nuovo il Campania Napoli in azione. Cascone, Barbato, fallo, punizione. Punizione. Di nuovo il Club Napoli in azione di gioco. Il tiro cross in area di rigore sarà deviata. Secondo l'arbitro è posizione irregolare. Gli azzurri in azione. Fallo, punizione. Batte il numero 17 Formisano sul pallone. Il destro. In area di rigore. Il Napoli Campania tenta l'assalto nell'area di rigore rosso-blu, che hanno la meglio in questo caso. E si rilanciano in avanti in contropiede. In contropiede. Somma. Ed è il 3-0,
3-0, gol di un difensore del terzino destro Somma, che va sotto la curva, la tribuna. Eccoli nelle immagini i giocatori del Club Napoli che realizzano il 3-0. Il Club Napoli in azione quando ormai siamo alla fine della gara. Carissimi utenti, con il Club Napoli di Castellammare di Stabia in vantaggio per 3-0, davvero un risultato dilagante che soddisfa le ambizioni della presidenza, ricordiamo il presidente Ciro Amore, e dell'intera struttura societaria, nonché soddisfa anche le ambizioni dei genitori presenti qui numerosi sugli spalti. I genitori sono molto contenti di questa vittoria. Ancora il rossoblù in azione, mi pare che sia Barbato in azione di gioco, il cross di sinistro fuori gioco secondo l'arbitro. Intanto esce il portiere Vituperio ed entra il numero 12 Palomba. Qui nelle immagini viene sostituito il portiere, di nuovo in azione, ormai siamo alla fine della gara. Rossoblù in azione di gioco, la girata. Ci provano gli azzurri del Napoli Campania con numero 6 di Donna, palla nelle braccia del numero 1 di Lorenzo. Palla fuori. Ci si rilancia in avanti con il Club Napoli in azione, il tiro finale vicino al gol. Questa volta è stato Romito, il numero 13 Romito, grande tiro, eccolo le immagini, per quadruplicare il risultato dalla bandierina Sant'Arpia. Intanto applausi per il terzino sinistro Romito che esce. Entrano altri giocatori, ci sono delle sostituzioni in campo. Entra il numero 17, si tratta di Greco. Ci sono delle sostituzioni da parte del Club Napoli, quindi entra Greco. Vediamo un attimo l'iniziativa. Ferrara è anche entrato in questo caso. Anche per il Napoli Campania ci sono delle sostituzioni. Entra anche un terzo giocatore. Si tratta di Di Giulio. Di Giulio entra in campo. Corner, il destro. Pallone ribattuto, Ferrara, primo pallone per lui, in area di rigore il Club Napoli, sfera il numero al giocatore del Napoli Campania, c'è un fallo secondo l'arbitro, punizione. Club Napoli in avanti, prosegue l'iniziativa, il tiro finale ribattuto, attenzione c'è uno scontro. Di nuovo la squadra del Club Napoli in azione, palla che praticamente viene... Ricordiamo che in realtà il Club Napoli è stato fondato nel 76,
quindi a circa 40 anni di vita, il club Napoli di Castellammare di Stabia, un club che davvero ha dato grosse soddisfazioni ai giovani del territorio, un club situato appunto a Castellammare di Stabia, grazie appunto alla mente e alla forza energica di Ciro Amore, un presidente davvero molto energico. Intanto siamo agli sgoccioli della partita con il club Napoli in azione. Questa volta Caracciolo, ancora il rosso-blu in azione di gioco. Pallone sul laterale sinistro, il numero 17 Formisano. Greco e perde palla la squadra rosso-blu, la finta. L'avanzata del Napoli Campania. Di nuovo in azione il Napoli Campania. Di nuovo in azione la squadra rosso-blu che cerca di portarsi in avanti, lo fa con il proprio capitano. Fallo, punizione. Il lancio in avanti fermato. Ed ecco il numero 17, pallone in profondità in area di rigore, la sfera di Greco, pallone al numero 1 Palomba. Finisce la gara con il club Napoli che vince la finale giovanissimi fascia B.